dal Vangelo di Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento ed egli disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 27ª domenica del tempo ordinario. Ricorderemo come domenica scorsa Gesù ci invitava a fare unità nella nostra vita, a trovare un punto che potesse unificare tutti gli aspetti della nostra esistenza e ad eliminare, a dare un taglio a tutto ciò che poteva esserci di scandalo, a tutto ciò che poteva esserci di ostacolo, sia quando l'ostacolo veniva da fuori di noi, sia quando l'ostacolo nasceva da dentro di noi. Perciò Gesù domenica scorsa ci ha invitato a tagliare la mano se essa era motivo di scandalo, cioè a rivedere il modo in cui agiamo, a rivedere il modo in cui facciamo le cose, a non servirci delle persone, ma a metterci a servizio di esse, a non usare le persone, ma ad amare le persone, a volere il loro bene. Perciò Gesù ci chiedeva di tagliare il piede se esso è scandalo, cioè rivedere la direzione che abbiamo dato alla nostra esistenza e a scegliere la via del bene, la via della luce, la via dell'amore, la via della vita, non la via del male, la via delle tenebre, la via dell'odio o dell'indifferenza, la via della morte. E infine a rivedere anche il modo in cui guardiamo le cose. Se il tuo occhio ti dà scandalo, cavalo e gettalo via da te. E ci siamo detti che l'occhio, nella Sacra Scrittura, in modo particolare nei Vangeli, rappresenta i desideri, rappresenta ciò che nasce dentro il nostro cuore, specialmente nel campo affettivo, nel campo dell'amicizia, nel campo dell'amore. Ed è come se idealmente in questa domenica Gesù volesse continuare questo discorso. Ci diceva domenica scorsa: se il tuo occhio ti dà scandalo, cavalo, perché se tu guardi una donna per desiderarla, hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Se per te una donna è un oggetto, è una cosa, è uno strumento per il tuo piacere, stai sbagliando tutto nella tua vita. Oggi, come abbiamo ascoltato, il Signore amplia la riflessione e affronta di petto una realtà nella quale siamo tutti coinvolti, la realtà del matrimonio e la realtà della famiglia.
Non c'è mai stato un tempo in cui sulla terra le cose a questo proposito sono andate benissimo. Non c'è stato mai un tempo in cui il progetto di Dio è stato realizzato pienamente. L'uomo, la donna, a causa del peccato originale, spesso e volentieri, all'interno delle loro relazioni d'amore, all'interno dei loro matrimoni, all'interno della vita delle loro famiglie, sono stati egoisti, superbi, hanno cercato di asservire gli altri, di approfittare degli altri piuttosto che donare la propria vita agli altri, mettersi a servizio degli altri, fare della propria esistenza un regalo per le persone che ci sono vicine. E fatte le debite proporzioni e i debiti cambiamenti, la situazione di oggi, in cui specialmente in Occidente noi vediamo che praticamente salta un matrimonio su due, si sfascia una famiglia su due, non differiscono molto dal tempo in cui ha vissuto Gesù 2000 anni fa. E fatte le debite proporzioni e differenze, le situazioni per cui i matrimoni si rompono e le famiglie saltano sono gli stessi oggi come ieri. E lo possiamo evidenziare proprio dalla domanda che i farisei e gli scribi fanno a Gesù per metterlo alla prova. Non hanno nessun interesse a capire la realtà, non hanno nessun interesse ad ascoltare ciò che Gesù aveva da dire. Volevano metterlo alla prova, volevano farlo cadere, volevano vedere se lui si schierava dalla parte di Mosè o contro Mosè. Perché che cosa aveva fatto Mosè? È Gesù stesso a chiederlo agli scribi e ai farisei che lo interrogavano. Aveva permesso di scrivere un libello del ripudio, di fare un documento che era un documento di salvaguardia della donna, perché mentre l'uomo poteva procedere per il ripudio, la donna in Israele non poteva farlo. E se un uomo la lasciava ma non scriveva il documento del ripudio, lei continuava a rimanere proprietà del marito, e quindi se poi iniziava una seconda relazione poteva essere accusata di adulterio e addirittura lapidata. Quindi Mosè permette di scrivere questo documento di ripudio per salvaguardare la donna, per dare alla donna la possibilità di cercare una nuova unione stabile, di realizzarsi in una nuova relazione d'amore. E rispetto a quello che Mosè aveva detto, e che aveva detto nel capitolo 24 del libro del Deuteronomio, c'erano diverse interpretazioni. Mosè aveva detto: se un uomo, dopo aver vissuto con una donna come marito e moglie, trova in essa qualcosa di spiacevole, può rimandarla scrivendo per lei un libello del ripudio. Alcuni maestri, come il rabbino Shammai, erano molto rigidi e dicevano che qualcosa di indecente doveva essere l'accusa di un tradimento, doveva essere un errore fondamentale, altrimenti l'unione matrimoniale non si poteva rompere. Però c'era il maestro Hillel, il rabbino Hillel, che era molto più tollerante e diceva che qualunque motivo poteva essere sufficiente all'uomo per poter ripudiare la propria donna, anche che lei avesse sbagliato a cuocere una pietanza. C'era poi il rabbì Akiba, il maestro Akiba, il quale diceva che all'uomo era sufficiente aver trovato una donna più bella, più carina della sua moglie per poter ripudiare sua moglie. Capite come l'egoismo faceva da padrone nel modo in cui si vivevano le relazioni? Capite come l'orgoglio, la superbia, il pensare solo a se stessi
era ciò che si metteva sul piatto in queste relazioni d'amore senza pensare minimamente a salvaguardare la donna, senza pensare minimamente a salvare i figli. Anche oggi più o meno funziona così. Oggi, come già accennava Gesù nel Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato, non solo gli uomini, ma anche le donne possono procedere verso una separazione e verso un divorzio. E tutti pensano che la separazione e il divorzio sia anche una cosa positiva, una cosa bella. Se non ci si vuole più bene, se non si va d'accordo, meglio lasciarsi che stare insieme continuando a litigare e a dare cattivo esempio ai propri figli. Questo sta diventando come un mantra, come un mood, come dicono i giovani oggi. Tutti la pensano in questo modo. Anzi, potremmo addirittura affermare che se la società di oggi, per certi aspetti, è post-cristiana, essa si sta indirizzando ad essere post-familiare. Non esiste più un modello unico di famiglia che le persone che studiano il fenomeno famiglia chiamano famiglia tradizionale. Esistono molti tipi di famiglie, molti tipi di famiglie allargate in cui convivono più papà, più mamme, fratelli e sorelle, ma anche fratellastri e sorellastre. Esistono famiglie arcobaleno, esistono famiglie monogenitoriali, esistono famiglie dello stesso sesso, esistono un numero davvero molto alto di tipologie di famiglie. Qui il Signore Gesù non vuole giudicare nessuno, la coscienza della persona la giudica soltanto il Signore. A noi non spetta il giudizio, a noi spetta l'accompagnamento, perché la persona possa realizzare se stessa, perché la coppia possa crescere nel rapporto d'amore che sta vivendo, perché la famiglia possa essere una famiglia la migliore possibile nel rapporto familiare che sta vivendo. Bisogna domandarsi perciò se tutti i tipi di relazione, se tutti i tipi di rapporto allo stesso modo aiutano le persone ad umanizzarsi, a diventare migliori, oppure non le aiutano e paradossalmente le fanno diventare peggiori. Ecco su che cosa il Signore oggi ci chiede di interrogarci, e ci chiede di interrogarci su questo aspetto ponendo davanti a noi il modello dell'inizio, il modello del principio. Normalmente Gesù dice: vi fu detto, ma io vi dico. È Lui che porta novità nella rivelazione, è Lui che porta la rivelazione antica al compimento. Qui, per quanto riguarda il matrimonio e la famiglia, Gesù non dice io vi dico, ma dice in principio non era come ha detto Mosè, in principio non era come dite voi, in principio Dio aveva pensato le cose diversamente. In principio Dio aveva fatto l'uomo e la donna, il maschio e la femmina, ed essi erano nudi, cioè scoprivano la loro fragilità e anche il loro essere limitati, il loro non bastare a se stessi, ma non ne provavano vergogna, anche quando avevano scoperto questo limite e il fatto che potessero iniziare una relazione d'amore era per loro la realizzazione della loro vita, l'espressione massima della loro umanità. Infatti, nella Bibbia, quando si parla delle cose create, come un ritornello, per 7 volte si dice che era cosa buona, era cosa buona, era cosa buona, era cosa molto buona. Solo una volta si dice non è bene. E il Signore dice non è bene alla solitudine dell'uomo, non è bene che l'uomo sia solo, non è bene che l'uomo non viva la relazione, non è bene che l'uomo non viva l'amore, deve aprirsi
a questa realtà, a questa prospettiva. Ed ecco allora l'incontro con la donna, ecco allora che i due non saranno più due ma una carne sola, ecco allora che oltre a lasciare la famiglia di origine da parte della donna, anche all'uomo viene chiesto di lasciare il padre e la madre per formare una nuova realtà, una nuova famiglia, una nuova casa in cui i due sposi sono uno e si aprono alla vita custodendo e lavorando il creato. Questo è il progetto di Dio e a questo, ci dice Gesù, dobbiamo tornare. Ecco allora che tutte le forme di relazione che non rispettano questo sogno iniziale di Dio, questo progetto iniziale di Dio, questo disegno iniziale di Dio, non sono buone per l'uomo, anche se oggi tanta gente dice che invece sono buone. Relazioni occasionali, rapporti come capita, convivenze che finiscono alla prima avvisaglia di contrarietà, rapporti prematrimoniali o con chiunque, non sono cose buone. Il Signore Gesù ci dice che il contesto in cui l'amore può esprimersi pienamente, in cui l'amore può essere davvero umanizzato fino in fondo, è il matrimonio e la famiglia. Lì l'amore si può mostrare per quello che è: unico, totale, fedele, fecondo, indissolubile. Questo ci chiede il Signore, questo noi dobbiamo cercare, altrimenti andrà sempre peggio. Credo che abbiate sentito dell'ultima moda che spopola sul web, sui social, quello in cui c'è una challenge, cioè un dibattito, un gioco che fanno i ragazzi di 13-14 anni facendo sesso occasionale con chi capita, perde chi resta incinta. Capite a che punto stiamo arrivando? Non c'è più la persona, non c'è più la dignità della persona. Dobbiamo tornare al progetto di Dio, dobbiamo tornare al progetto del Signore che la Santa Famiglia esprime in pienezza, dobbiamo tornare al progetto del Signore in cui lo Spirito Santo permette all'uomo e alla donna di essere segno dell'amore che lega Cristo alla sua Chiesa. E tutto questo, avviandomi alla conclusione, ve lo vorrei esprimere attraverso un segno, attraverso questa candela che è la luce delle nozze. Essa è composta di quattro elementi: un contenitore di vetro e pezzi di cera diversi. Essi sono uno bianco che ha lo stoppino, uno rosa che rappresenta il femminile con tutta la ricchezza del femminile e uno blu che rappresenta il maschile con tutta la ricchezza del maschile. Il contenitore di vetro rappresenta la Chiesa, rappresenta la società, perché l'unione fra l'uomo e la donna, l'unione fra l'uomo e la donna, benedetta da Dio nel sacramento delle nozze, deve essere vissuta all'interno della comunità ecclesiale e all'interno della comunità civile. L'uomo e la donna sono l'immagine della Trinità, che è amore. Essi formano un triangolo che da sempre rappresenta l'amore, però sono solo a contatto, non sono una cosa sola. Rappresentano Dio, ne sono il segno evidente nel mondo, come diceva Don Tonino Bello, sono l'agenzia periferica della Santissima Trinità, ma finché non arriverà lo Spirito, come vedremo, questo rapporto potrà facilmente rompersi. Infatti, chi di noi non sperimenta che le relazioni man mano possono farsi più difficili, diventano più lontane, i punti di incontro sono di meno? A volte, addirittura, il Signore lo si sperimenta più come una mancanza, l'amore lo si sperimenta più come una mancanza che non come una realtà presente. E allora cosa si può fare? Bisogna cercare di capire, vivere al meglio le relazioni umane, senza poggiare l'uno sull'altro,
l'uomo sulla donna, la donna sull'uomo, senza essere oppressivi nei confronti dell'altro, la donna sull'uomo, più spesso l'uomo sulla donna, e cercare di mettere all'interno della relazione la presenza dello spirito. Non casualmente, solo questo triangolo bianco che rappresenta il Signore ha lo stoppino, che è lo Spirito Santo. È il dono dello Spirito Santo quello che fa sì che un rapporto fra un uomo e una donna possa essere il segno efficace, il sacramento dell'amore che c'è all'interno della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e dell'amore che c'è fra Cristo e la sua Chiesa. San Paolo dirà: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla sua Chiesa. All'inizio, quando l'uomo e la donna si uniscono nel nome del Signore, lo Spirito Santo è quasi invisibile, quasi impercettibile. Lo spazio dell'umanità, le caratteristiche maschili e le caratteristiche femminili sono predominanti, ma se questa candela si accende, lo Spirito comincia a fare luce sulla vita di tutti i giorni, sulle scelte quotidiane. Lo Spirito comincia a scaldare le relazioni fra l'uomo e la donna e a unirle sempre di più, facendole diventare una cosa sola man mano che la relazione va avanti e si consuma. La parte blu e la parte rosa diventano sempre più piccole fino a perdersi nel bianco della rappresentazione di Dio, dello Spirito Santo. Hanno donato completamente la loro vita, l'uomo alla donna, la donna all'uomo, insieme ai loro figli, insieme alla Chiesa e alla società, e hanno realizzato se stessi. Se diciamo queste cose oggi, molti ci prendono per visionari, per sognatori. Era così anche al tempo di Gesù. E per questo Gesù, alla fine di un discorso sul matrimonio, ci ripresenta nuovamente i bambini e ci dice: li vedete questi bambini? Non hanno niente, accolgono completamente quello che il loro papà, quello che la loro mamma danno loro. Lo accolgono con fiducia, perché si fidano del loro papà e della loro mamma, sanno che quello che viene dal papà e la mamma è cosa buona e quindi accettano quello che i genitori mettono loro in mano. Avere nelle relazioni affettive la disponibilità di un bambino che ci permetta di accogliere il dono dell'amore, il dono del servizio che l'altra persona ci fa, come appunto fa un bambino, permetterà alla relazione di crescere, permetterà alla relazione di essere una relazione luminosa, permetterà alla relazione di essere una relazione capace di dare senso e sapore non solo alla propria esistenza all'interno della coppia e della famiglia, ma anche all'esterno, nei confronti della Chiesa e della comunità. Crediamo nel sogno di Dio e viviamo l'amore così come il Signore Gesù ce lo ha presentato, così come Dio lo aveva pensato in principio, unico, totale, fedele, fecondo.